The corner of this camp, like this corner, okay, on the road. There is a wall like this, okay? It's cut it out. People go out from there. Okay. Because and enter, people that without permission can enter. Yeah, they can. Because, you know, there is a security. Security is good here, but, you know, they don't give us full security here. Okay. Okay. So that's the problem. Somebody come inside without permission and they live here. They spend time here. And somebody goes without permissions. Because when you go for the from the gate, you have to attach your cords. This is the timing rules. You have to leave the camp only for 24 hours, not more than 24 hours. Okay. If you spend more time out there, so they will dismiss you from the camp. You dismiss your all rights. Siamo sul retro del Caradimineo, come ci spiegavano, questo è uno dei passaggi, un buco nella rete attraverso il quale entrano ed escono i migranti senza permesso. Ad attenderli fuori sulla strada ci sono i tassisti. Ciao. Catania? Sì, questo è Catania. How much? No. Five euro. Do you live here? You go to Catania? We live here. Okay. Yes. And who is the driver? The driver. Look at the driver. I pay you. This your money. This your money. Kalama. Hey, I go to Catania. My friend come here after you go. Okay, with another taxi. Taxi, hey, come here, my friend. First time after you go Catania. And then when you come back, what time you come back? Maybe tomorrow, after tomorrow. How much euro? 5 euro. L'autista del taxi è lo stesso che abbiamo incontrato qualche giorno fa a Catania, vicino alla stazione dei treni, sede del business degli scafisti di terra. Tu da quanto tempo sei qua? 6 anni. Ah, e di dove sei? Hai sempre fatto questo? Ah, ok. Dal CAR a Catania? Due giorni dopo l'omicidio di Vincenzo Solana e Mercedes Ibanez, il clima all'interno del CAR è ancora teso. Fuori dal centro, bocche cucite e controlli serrati. Continua il viavai di migranti all'esterno della struttura, spesso interrotto dai controlli dei militari. Ma non si incontra nessun connazionale di Mamadou Camara, il 18enne della Costa d'Avorio, accusato del duplice delitto. E gli altri giurano di non conoscerlo. Did you know Camara o no? No, Camara, you know me, I'm a Gambian. Camara is a very Saborian, you know. So me, I just have this name. But I cannot even recognize it because here are too many people. Proprio nelle ultime ore si è fatta concreta l'ipotesi che Camara non abbia agito da solo e gli investigatori sono alla ricerca di possibili complici.